altra gara senza appello e altra gara con due risultati su tre a disposizione per il Pescara. Questa sera alle 20:30 c'è il Gubbio, secondo turno playoff e ultimo match secco che si risolverà entro i 90 minuti. Il Delfino, passando anche stasera, accederebbe alla fase nazionale che parte già domenica, quando cominceranno le partite con andata e ritorno e nella quale gli accoppiamenti iniziali saranno dettati dal sorteggio. Biancazzurri che, con la qualificazione di Avellino e Virtus Entella, che affronteranno rispettivamente Foggia e Olbia, non sarebbe testa di serie e avrebbe, nella fase nazionale, la gara di andata tra le mura amiche con ritorno in trasferta. Ma questi sono discorsi che ora è prematuro fare. Zauri recupera Drudi al 100% in coppia con Ingrosso in difesa, con Zappella e Veroli sugli esterni in una formazione di partenza che ricalcherà quasi nella totalità quella di domenica contro la Carrarese. Davanti stringerà i denti Clemenza, non al meglio, con Dursi e Cernigoi, autore della doppietta decisiva tre giorni fa. In mezzo al campo, Derisio, Pompetti e Pontisso sono inamovibili. La Clemenza sta facendo bene esattamente come tutti quanti gli altri, e vediamo se partirà dall'inizio o meno. Il Gubbio è una squadra molto aggressiva, che, insomma, che fa dell'aggressività della voglia di non perdere le sue caratteristiche. Una squadra molto tosta, molto fisica, dinamica, quindi una squadra molto tosta, così come lo sono tutte. Quindi sarà un'altra partita molto difficile per noi, ma insomma abbiamo tutto per poter passare il turno. Cambiare non mi piace molto, quindi vorrei non poter cambiare molto, e adesso valuterò avendo domani, cioè martedì, tutta la squadra a disposizione, perché oggi chiaramente non tutti sono allenati, e quindi da migliorare c'è sempre qualcosa, sicuramente un po' di compattezza per sfruttare al meglio le nostre caratteristiche. Ma da innalzare c'è anche il livello di gioco di una squadra che anche con la Carrarese ha mostrato grandi fragilità. Zauri ne è consapevole e torna anche sulle parole del presidente Sebastiani di domenica, non proprio soddisfatto di come il Pescara abbia interpretato il primo turno. Ovviamente il presidente può dire giustamente quello che vuole. Ha visto la partita e probabilmente alcune cose non gli sono piaciute. Alcune cose non sono piaciute nemmeno a me, ma questo fa parte di una partita di calcio, dove spesso si può fare qualcosa, ma l'avversario ti pone di fronte alle difficoltà e quindi bisogna farne altre. Quindi la cosa buona è che siamo riusciti comunque a pareggiarla e a passare il turno, quindi questa è una cosa fondamentale per il nostro percorso, speriamo sia lungo. Torrente da parte sua ha convocato 23 giocatori. Per quanto riguarda il possibile 11 di partenza degli Umbri, due paiono essere i ballottaggi ancora da risolvere nel 4-3 che sarà confermato anche stasera. Didotti va tra i pali, la difesa non dovrebbe subire rivoluzioni con Formicone a destra, Bonini sull'auto opposto e la cerniera centrale formata dalla coppia Signorini-Redolfi. Un dubbio nella zona mediana, perché dall'inizio partirà uno tra Malaccari e l'ex Boulevardi, con Cittadino e Di Noia a completare il reparto. Altro enigma da sciogliere prima del fischio iniziale è in attacco, perché sono certi di una maglia da titolare sia Spalluto, boa centrale, che Arena, che ha risolto il primo turno contro la Lucchese. A destra invece Torrente dovrà scegliere tra D'Amico, favorito, e Dudu Magni. Gubbio che ha una sola possibilità, ovvero quella di fare il risultato pieno con la sconfitta e con il pari. Va a casa, e in questa stagione i rossoblù, quando si sono trovati al cospetto del Pescara, hanno racimolato solo un punto nella gara di andata, perdendo 3-1 all'Adriatico Cornacchia. Ma è anche un 11 che lontano dal Barbetti ha vinto 8 volte nella regular season. Pescara che però parte col vantaggio dei risultati a disposizione, uno in più degli avversari. Può essere un'arma affilata, a patto però di giocare 90 minuti meglio di quanto abbia fatto domenica pomeriggio.